La palazzina della clinica psichiatrica si presentava come la nobile residenza di una famiglia altolocata d'inizio secolo. Non v'era traccia della sofferenza e del disagio che si consumavano al suo interno, e i colori della primavera rallegravano l'ampio giardino che la circondava. Alcune panchine con l'intelaiatura in ghisa che disegnava ornamenti floreali erano sistemate sotto le fronde di platani dall'alto fusto, al riparo da un sole già cocente e messaggero di una calda estate. Sissi era stata ricoverata immediatamente dopo la liberazione e sottoposta a cure farmacologiche a base di benzodiazepine, non essendoci la possibilità di interagire con lei attraverso la parola e quindi iniziare una terapia psicologica. Si era chiusa ermeticamente in se stessa e i primi risultati della cura non lasciavano presagire una guarigione in tempi brevi. Galleri, che trascorreva con lei gran parte della giornata, iniziava a dubitare che Sissi avrebbe ripreso un'esistenza consapevole di ciò che la circondava e si aggrappava alle parole della medium, che aveva previsto il ritorno alla vita dell'acrobata quando sarebbe stato annunciato il suo numero circense, anche se non comprendeva come ciò avrebbe potuto accadere. Quella mattina Gualtieri si recò a farle visita e il personale alla reception gli indicò il giardino interno e una panchina accanto alla fontana, ornata con alcuni delfini di marmo grigio che spruzzavano acqua dagli sfiatatoi. Il caso era stato risolto e si avvicinava il giorno in cui avrebbe potuto riabbracciare Michela. Prima di restituire la donna ai suoi affetti, i vertici del programma Protezione Testimoni attendevano l'ormai imminente processo a carico del serial killer e di conoscere quale sarebbe stata la sentenza. Non esistevano dubbi sulle responsabilità di Carlo Lovadina nel rapimento di Sissi e l'uccisione dei coniugi Maffai e di Elke, e la corte doveva solamente comminare la pena, che tutti si attendevano esemplare, per l'attenzione che l'indagine aveva suscitato nell'opinione pubblica. Appena superata la vetrata che si apriva sul giardino, Gualtieri diresse lo sguardo alla panchina e vide Sissi seduta su una sedia a rotelle. Accanto a lei si stagliava imponente la figura del clown che faceva apparire di proporzioni lillipuziane qualsiasi cosa lo circondasse. Galleri, accortosi del commissario, fece un cenno con la mano. E dopo pochi istanti Gualtieri si accomodò davanti alla carrozzina e pose gli occhi sul viso della bambina. Non si era ancora abituato a quello sguardo vuoto e inespressivo che attraversava i corpi e le cose come non avessero sostanza. L'aveva liberata dalla segregazione, ma lei si era rinchiusa in una cella inespugnabile, senza porte e finestre, senza alcun accesso per raggiungerla e ricondurla alla luce. Si rivolse a Galleri con una certa apprensione e nella speranza di avere notizia di qualche miglioramento, ma il clown chinò il capo e poi inspirò profondamente nel tentativo di reprimere l'angoscia. È incapace del più piccolo gesto, non mi ascolta, non mi vede, non sente le mie carezze. Galleri si passò il dorso della mano sulla bocca, nascondendo una smorfia di dolore, e gli occhi divennero improvvisamente lucidi per la commozione. E per lei ci sono novità. Parallelamente al processo di Lovadina si sarebbe celebrato quello che coinvolgeva il commissario per i colpi esplosi contro Giancana e per non aver tenuto in nessun conto le disposizioni interne. Aspetto il verdetto della commissione, il procedimento a mio carico, poi vedremo. Se l'uccisione del presidente del Tribunale dei Minori non suggeriva una versione diversa da quella dichiarata, anche il clown aveva confermato quello di Gualtieri, le infrazioni al regolamento di polizia erano inconfutabili. Si era precipitato nell'appartamento di Giancana senza l'autorizzazione di Santi, titolare dell'inchiesta, e portandosi appresso un civile in stato di fermo, invece di attendere i rinforzi e consegnare Galleri alla giustizia. Aveva scelto di non attendere, di non seguire le procedure e liberare Sissi nel più breve tempo possibile, sperando di risparmiarle la violenza sessuale. Non era arrivato a tempo e la bambina aveva perso la ragione.
In lontananza comparve il camice svolazzante di Masi, che, informato dell'arrivo di Gualtieri, aveva deciso di lasciare il caos dell'ufficio per una boccata d'aria fresca e aggiornare Calleri sul procedere del trattamento farmacologico. Dopo pochi passi, sul sentiero ghiaioso, s'accostò alla sedia a rotelle e con un gesto di tenerezza sfiorò i capelli di Sissi, aggiustandoli all'indietro e lasciando che il sole le illuminasse il viso. La somministrazione di benzodiazepine inizia a portare qualche timido risultato, esordì con un tono che non riusciva a nascondere la preoccupazione. Ma al momento non sono ancora quelli sperati. Lo shock è stato terribile e dobbiamo augurarci che Sissi ritrovi il desiderio e il coraggio di vivere, perché i nostri sforzi non bastano. La bambina appariva priva di coscienza, senza volontà, incapace di provare desiderio o qualsiasi altra emozione. E Gualtieri, osservando l'espressione disorientata sul viso di Calleri, con un cenno del capo, esortò l'amico a fornire maggiori dettagli. Masi, prima di rispondere, cercò le parole adatte per essere chiaro e non turbare ulteriormente il clown. La mente è un'area complessa e in parte misteriosa. È come un'entità costituita da due esseri che si completano. Il primo è la nostra parte cosciente e il secondo vive di vita propria, assume decisioni immediate e istintive. La bambina ha subito un trauma emotivo di grandissima intensità e l'area arcaica del cervello ha chiuso tutti gli accessi sensoriali. Per farle un esempio, immagini una persona che decide di spegnere la luce in una stanza perché la lampadina è abbagliante e non è più in grado di sopportare il chiarore così intenso. Il clown decise di raccontare un fatto per avere certezza di aver compreso bene quello che il medico gli aveva spiegato. Un giorno un inserviente del circo fu scalciato da un cavallo mentre ripuliva le stalle. Il ferro gli colpì violentemente la coscia, frantumandogli il femore e lacerandogli la carne. Urlava come un ossesso per il dolore e quando io e gli altri uomini arrivammo di corsa nelle stalle e lo trascinammo lontano dal cavallo imbizzarrito, svenne di colpo e pensammo fosse morto. Il dottore ci disse che era stato il cervello a fargli perdere conoscenza. Avevo oltrepassato la soglia del dolore sopportabile. Quello di Sissi ha fatto una cosa simile. Sì, confermò Masi. Ma in questo caso la sofferenza non ha avuto origine da una gamba spezzata. È stata la sua sensibilità emotiva ad essere aggredita e sconvolta. Gualtieri ripensò ai risultati delle indagini e delle perquisizioni nell'abitazione di Lovadina e in quella di Giancana. Gli uomini della scientifica non avevano espresso alcuna incertezza. La bambina era rimasta nella villa fino al momento in cui era stata ceduta al magistrato, consumando regolarmente e autonomamente l'ultimo pasto. L'analisi delle radiografie e gli esami successivi erano chiari e inconfutabili. Lovadina non aveva abusato di lei e neppure erano stati individuati segni di violenza. La colpa per l'infermità mentale di Sissi non era da imputarsi al rapitore serial killer, ma al presidente del Tribunale dei Minori. La voce del medico lo allontanò dalla visione del gigantesco coniglio di peluche che si muoveva sul corpo della bambina. Libero, ricordi la conferenza al liceo? Certamente, non l'ho mai dimenticata. E ancora l'amigdala. L'amigdala? Domandò Calleri non avendo idea di cosa potesse significare quella parola. Masi l'aiutò a comprendere. Sissi è catatonica. E l'entrata in questo stato si accompagna alla chiusura dei contatti sensoriali, come vi ho detto. In altre parole, il cervello si chiude in se stesso, diventa sordo, cieco, insensibile al tatto e perde gusto e olfatto. In determinate situazioni, la parte inconscia della mente si pone una domanda molto semplice: esiste una via d'uscita da ciò che sto vivendo? Nel caso di Sissi, la risposta è stata: no, posso solo escludere la realtà che mi circonda. In questo processo la responsabilità maggiore è dell'amigdala, che gestisce le emozioni e in modo particolare la paura.
L'ippocampo ricorda esperienze precedenti e l'amigdala tenta di trovare elementi comuni. Quando la situazione presente e una nel passato hanno un punto di similitudine, l'amigdala lo identifica come un'associazione e agisce di conseguenza. Se udiamo un rumore di qualcosa che si muove, striscia, proveniente da una fascina, ci diamo alla fuga. Perché da bambini abbiamo visto spuntare tra i rami la testa di una serpe velenosa e sappiamo che il serpente rappresenta un pericolo. Sissi era terrorizzata e non ha trovato alcun elemento nel suo vissuto che potesse farle sopportare un'esperienza del tutto nuova e sconvolgente. Appoggiando le mani sui braccioli, Caleri tirò a sé la sedia a rotelle e scrutò per alcuni istanti gli occhi della bambina nei quali non splendeva la luce della coscienza. Poi le prese le mani tra le sue, accarezzandole dolcemente e continuando a guardarla con infinita tristezza. L'acqua della fontana, che zampillava dagli sfiatatoi dei delfini, si innalzava verso il cielo terso e poi ricadeva in mille gocce argentate con un suono tintinnante. La luce, filtrando tra i rami e le foglie dei platani, disegnava complessi arabeschi sul manto erboso e in continuo movimento per la brezza leggera che scuoteva le fronde. Pareva impossibile che l'inferno e il paradiso potessero convivere nello stesso luogo. Caleri si asciugò gli occhi con l'ampia manica della camicia e il volto si contrasse della determinazione di chi non cercava giustizia, ma desiderava vendetta. Che ne sarà di Lovadina? Domandò. Lo sguardo di Masi si diresse all'amico che riferì quanto sapeva. Non ci sono dubbi sul fatto che sarà condannato, ma potremmo avere delle sorprese. Quali? Ruggì il clown. Ho avuto un breve colloquio con il suo legale. La strategia difensiva sarà quella di dichiarare l'infermità mentale per ottenere la reclusione in una clinica psichiatrica. Purtroppo ci sono ampie possibilità che il giudice accolga questa tesi e Lovadina non marcisca in prigione. Potrebbe anche tornare in libertà fra qualche anno. Caleri strinse i pugni e non fece alcun commento. Com'era possibile che la sua bambina fosse come morta, segnata per sempre da un marchio a fuoco, e quell'uomo avesse ancora la possibilità di distruggere un'altra vita? Era questa la giustizia degli uomini. Era questa la giustizia di Dio. Un silenzio che urlava dolore, gelido come una notte d'inverno, discese improvvisamente. E per tutti fu chiaro che il clown non avrebbe accettato quella conclusione e nulla sarebbe riuscito a fermare il suo odio.